Oggi parliamo di quello di cui purtroppo sta parlando tutta Europa, gli Stati Uniti, la NATO, la Russia, l'Ucraina, la tensione che sembrava essersi un pochino allentata al confine tra Russia e Ucraina, ma che purtroppo invece pare continuare, perché tutti i proclami di ritiro della Russia dai confini tra Russia e Ucraina non sembrano essere seguiti a dei fatti. E nella nostra trasmissione, che si occupa di quello che fa il Parlamento europeo, delle discussioni, delle decisioni prese dal Parlamento europeo, entra prepotentemente anche questo, che è il primo titolo dei giornali di tutta Europa, anche perché i parlamentari europei hanno approvato a Strasburgo, durante la loro sessione plenaria, uno stanziamento di prestiti per 1,2 miliardi di euro per l'Ucraina. Noi oggi abbiamo due ospiti a cui voglio dare il buongiorno, che sono Fabio Massimo Castaldo del Movimento 5 Stelle, fino a poco fa vicepresidente del Parlamento Europeo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Gli Stati Uniti anche legittimamente spesso fanno i loro interessi e non possono mettersi nella posizione europea che confina con la Russia di fatto, non possono, diciamo, immedesimarsi nelle nostre problematiche. Lei pensa che all'interno dell'Europa, e da quello che lei ha visto in Parlamento, nelle discussioni che ha con i suoi colleghi, ci sia nei confronti della Russia una unità di atteggiamento, oppure in realtà le differenze, anche per motivi storici, ad esempio tra l'Italia e la Polonia, sono molto grandi ed è difficile trovare una sintesi? Come lei ha fatto ben intuire in questa premessa, è chiaro che la sintesi talvolta è complicata, perché ben diverse sono le storie, sono anche i retaggi culturali, nazionali nel rapporto con la Russia. In questo momento però bisogna far prevalere il buonsenso, la ragionevolezza e l'equilibrio. L'Italia è convintamente nel campo occidentale, vuole lavorare insieme ai propri partner per rafforzare però la possibilità di avere una soluzione diplomatica, perché dobbiamo ricordare poi che gli effetti negativi di un'eventuale escalation sarebbero ovviamente pagati in primis proprio da noi paesi europei, dall'Unione Europea, che è pienamente confinante con le principali parti in causa, quindi appunto la Russia e l'Ucraina. Io sono sin dall'inizio di questa crisi convinto che non sia assolutamente nell'interesse russo andare a provocare un conflitto tradizionale, anche perché se l'obiettivo è evitare un ingresso dell'Ucraina dentro la NATO, è evidente che con un conflitto aperto, anche in caso di vittoria, quel che resterebbe poi dell'Ucraina sarebbe automaticamente poi spinta a entrare in futuro all'interno della NATO, e quindi il problema si sposterebbe soltanto qualche centinaio di chilometri più a occidente. Quello che dobbiamo cercare invece di fare è proprio capire, partendo dalla base degli accordi negoziali di Minsk 2, quale può essere un buon punto di caduta accettabile che contemperi le esigenze di sicurezza, tenendo fermi però chiaramente l'integrità territoriale dell'Ucraina e la difesa della sua sovranità, che come per tutti quanti gli stati deve essere chiaramente un punto inamovibile. Ci sono delle soluzioni importanti che l'Italia può mettere sul tavolo, anche sulla scorta ad esempio delle nostre esperienze delle regioni a statuto speciale per la tutela delle minoranze, visto che a Donetsk e a Lugansk uno dei punti sollevati dalla Russia è proprio la tutela delle minoranze. Certo. Russofone. Noi ad esempio abbiamo trovato delle buone soluzioni di ingegneria costituzionale in Trentino Alto Adige, piuttosto che anche in Friuli Venezia Giulia, che potrebbero essere anche di ispirazione, così come pure è importante cercare appunto di facilitare un dialogo nel quale l'Unione Europea sia direttamente parte in causa, perché ad esempio una delle pecche del formato Normandia, che pure ha avuto una sua utilità finora nel facilitare un confronto, un dialogo, è che non vede l'Unione Europea rappresentata in quanto tale. Questo anche perché scontiamo tradizionalmente l'errore di avere una politica estera che si decide all'unanimità, e quindi chiaramente con un peso preponderante della logica dei veti incrociati e della ricerca di un consenso a ribasso, che ci impedisce di essere particolarmente incisivi in contesti come questo, purtroppo. Abbiamo solamente un minuto, volevo veramente 30 secondi a testa. Non credete che la Russia, sapendo che stiamo andando verso una transizione energetica e rinunceremo al gas che prendiamo per un terzo da lei, sia da questo punto di vista molto preoccupata per il futuro?
Castaldo, appunto. Questa crisi ci fa capire però quante sono enormi le vulnerabilità e i rischi di non avere una dipendenza rispetto a importazioni di idrocarburi che vengono da paesi terzi, perché qualsiasi crisi e qualsiasi conflitto che va a prodursi ai nostri confini si ripercuote immediatamente sulla stabilità della nostra produzione di energia e quindi sulla stabilità anche dei prezzi per le imprese, quindi ci dovrebbe spingere ancora di più a investire con grande convinzione e con grande mobilitazione di fondi proprio per la transizione stessa, perché ci renderà finalmente indipendenti e smarcati da queste pressioni geopolitiche. Nel breve termine chiaramente è importante assicurare una diversificazione e anche dei progetti magari di stoccaggio congiunti europei che possono consentire di calmierare i prezzi, ma nel medio-lungo termine è essenziale portare avanti appunto questi investimenti massicciamente, perché da questo dipende anche la nostra possibilità di essere un attore politico indipendente nelle sue azioni e non sotto scacco rispetto ovviamente alle scelte di agende altrui e di certo. Qualsiasi altra grande potenza geopolitica coinvolta ad esempio in questa crisi. Grazie mille.